E torno nuovamente all'interno del Parco Naturale delle Dolomiti d'Ampezzo, nelle Dolomiti Bellunesi. Quello che voglio proporvi oggi è un anello escursionistico che vi ho già proposto lo scorso autunno e lo potrete vedere nella mia playlist del 2023, che però ora voglio riproporvi nuovamente con i colori di questa mia estate e man mano che il filmato, il video andrà avanti, vi posso garantire che i colori non mancheranno. È dall'anello della Verau che parte direttamente dal Passo Falzarego in direzione di Forcella a Verau, ai piedi del massiccio della Verau stesso, per scendere poi in direzione del rifugio a Verau in Forcella Nuvolau. Il sentiero 440 poi che scorre a fianco delle Cinque Torri mi porterà in direzione del Col Gallina, del rifugio Col Gallina, e quello che sarà il punto più interessante di questa parte finale sarà la bellissima panoramica che il Lagazuoi e la Tofana di Roses riservano in questa parte finale di sentiero, ed è dove vi sto per portare oggi. Ed è una giornata così così oggi, quassù al Falzarego, una giornata dove le previsioni non danno sicuramente nulla di buono, ma che comunque con questo gioco di nubi, di nuvole basse, piccoli tratti di piccoli spazi di ciel sereno, di tanto in tanto il sole che riesce così a penetrare all'interno di questi bellissimi e verdi prati del Falzarego, ma che comunque, come dicevo, un ambiente che, guardando più a monte verso la Verau, verso le Cinque Torri, magari riesco a tirarne fuori qualcosa di buono, ecco. Per cui, indipendentemente dalla situazione, si sale sempre, si cammina, mai fermo. E parto direttamente dal Passo Falzarego, all'altezza della partenza della funivia che sale direttamente al Lagazuoi. Questo sentiero, questo facile e poco impegnativo sentiero iniziale che guarda direttamente in direzione della Verau. Guarda, è un po' una parola dire guarda perché praticamente le nubi si stanno un po' alla volta impadronendo dell'intero territorio, ma soprattutto dell'intero panorama. E qui all'altezza del Penes de Fuzargo, una tabella indicativa che mi dà come direzione di sentiero per il lago Limedes. Sono passato l'ultima volta da queste parti l'autunno scorso. Il lago Limedes è un piccolo specchio d'acqua che si nasconde all'interno di questa zona prativa. Sono rimasto un po' deluso perché effettivamente era praticamente quasi a secco, naturalmente vista anche la stagione autunnale stessa, ma ora con la stagione estiva e col disgelo primaverile ovviamente mi aspetto di trovarlo più in forma rispetto a quello che l'ho trovato 2 stagioni fa.
ed è un giardino con un'estensione di fiori colorati che è una meraviglia. Tappeti erbosi completamente colorati, dei colori più vivaci, più forti, quelli classici estivi, e con una bellissima panoramica che guarda ora in direzione del Monte Lagazuoi, leggermente libero dalle nuvole rispetto a questa mattina. E a differenza dello scorso autunno mi devo ritenere molto fortunato, perché il lago Limedes mi si presenta di fronte praticamente pieno d'acqua e quindi nel suo abito estivo più bello. Ed ora lascio il piccolo lago Limedes, questo piccolo specchio d'acqua all'interno di questo ambiente meraviglioso. Proseguo in direzione dell'Averau, in direzione di Forcella Averau, adesso ancora per un po' immerso in questi bellissimi e colorati prati, e un po' alla volta, man mano che il dislivello aumenta, comincerò a incrociare la roccia, quella che rende più particolare l'intero versante che sta più a monte della Verau, del Nuvolau e ovviamente delle Cinque Torri. Quota 2390 metri del Pennes de Fozzargo, quello che è il suo margine più a monte. Ora il sentiero 441 affronta quel tratto leggermente più impegnativo dell'intero anello, infatti si inerpica su di un tratto roccioso poco prima di giungere quindi in Forcella Averau.
E una volta raggiunta Forcella Averau, ovviamente si apre un nuovo punto di vista, nuove panoramiche, in questo caso questo versante più a nord della Gordino che confina col parco naturale delle Dolomiti d'Ampezzo, il Passo Giau in lontananza, il Cernera, il Monte Civetta e ovviamente qui al mio fianco la bellezza dell'Averau. E mi basta spostarmi di poco per avere già una bellissima panoramica che guarda in questo versante, questo nuovo versante che, come dicevo, è il versante più a nord delle Dolomiti Agordine. In primo piano lo Spitz de Poure e in lontananza, quasi coperta dalle nuvole, la Regina Marmolada. Ed è da qui, da Forcella Nuvolau a Rifugio Averau, che torno a vedere nuovamente le panoramiche che mi hanno accompagnato nella prima parte di salita in direzione dell'Averau, quindi il versante del Falzarigo con ora la Tofana e il Lagazuoi quasi completamente puliti dalle nubi che invece questa mattina imperversavano lungo la valle. Queste sono zone abbastanza conosciute, almeno da parte mia, essendo un territorio che ho già presentato all'incirca un mese fa in un mio precedente video che trovate proprio sulla playlist di questo 2024. Era l'anello che collegava il Rifugio Cinque Torri al Passo Giau, alla Ragusella, per rientrare poi in direzione del Rifugio Averau e chiudere quel stesso anello nuovamente alle Cinque Torri. È un passaggio quindi questo, soprattutto con le immagini e con le panoramiche che guardano verso le Tofane, verso il Lagazuoi, verso il Passo Falzarego, praticamente già visto poco tempo fa, poche settimane fa. Ma ora io proseguo in direzione di Baita Scoiattoli, quindi continuo il mio cammino guardando da questo momento in poi verso le Cinque Torri e ovviamente il Lagazuoi e anche la Tofana di Rozes.
E il sentiero è il 440 che attraversa il Monte de Potor. Ora lascio sulla mia destra sia le Cinque Torri che Baita Scoiattoli per scendere in direzione dei boschi, quindi esco definitivamente da questi spazi aperti in direzione del Col Gallina. E questo è un sentiero che di volta in volta che lo percorro mi piace sempre farlo. Non è quella situazione ripetitiva che magari potrebbe sembrare anche noiosa, no? Il 440 dal Monte de Potor in direzione del rifugio Col Gallina, dal mio punto di vista, è uno dei punti panoramici più belli che guardano in direzione soprattutto della Tofana di Rozes e poi un po' più sulla sinistra del Lagazuoi. Sembra quasi proprio di andare a sbatterci addosso contro questo massiccio imponente della Rozes, ovviamente i suoi 3220 metri di altitudine. E quindi di volta in volta è un piacere sempre riuscire a tornare a camminare lungo questo sentiero, perché ovviamente offre sempre le stesse meravigliose emozioni. E ovviamente ciò che mi lascio alle spalle è un Monte Averau che ovviamente, scendendo lungo questo versante, assume un aspetto ben diverso rispetto a quello che abbiamo ammirato durante la salita di questa mattina. E una volta raggiunto il rifugio Col Gallina, è questione poi di 10 minuti a piedi, sempre tramite un sentiero che scorre lungo la strada, proprio a fianco alla strada che porta successivamente al Passo Falzarego, e chiudere quindi questo anello escursionistico, questo anello estivo. È una bellissima escursione, diciamo che in linea di massima tenete una media di 6 ore soste comprese per riuscire a completarlo, quindi fate una cosa molto tranquilla, molto molto piacevole. Dai 2100 metri del Passo Falzarego dovete considerare che si arriva poi in Forcella Averau per primo e poi in Forcella Nuvolau, che tutte e due tengono una quota di media sui 2400 metri, quindi quei 300 metri di dislivello da affrontare una volta raggiunta la sommità
maggiore, più a monte del Penes de Fouzargo, bellissimo passaggio iniziale lungo le sponde del piccolo lago Limedes, per poi iniziare, lasciare questi verdi prati, questi fioriti prati, iniziare quel tratto roccioso che guarda direttamente in direzione dell'Averau. Una volta arrivata alla sommità maggiore del Penes de Fouzargo, avete quei 200-300 metri di sentiero con quella leggera pendenza, con quel leggero dislivello che si inoltra all'interno di una piccola gola rocciosa per poi spuntare direttamente ai piedi del maestoso Averau e quindi della forcella omonima. Per il rientro invece, seguendo il sentiero 440 che parte direttamente dal rifugio Averau, segue un cammino a fianco tenendo sulla destra le cinque torri in direzione del Monte De Potor, per poi scendere nuovamente in direzione del rifugio Col Gallina e quindi chiudere questo anello estivo attorno all'Averau passando sotto al bellissimo Nuvolau. Ovviamente interessanti e spettacolari punti panoramici, inizialmente quelli che dal Falzarego, salendo in direzione dell'Averau, guardano poi in direzione del Lagazuoi, della Tofana di Rozes, per poi una volta raggiunta Forcella Averau e cominciare a guardare verso un nuovo territorio. Infatti quello che guarda verso il Passo Giau, verso il Monte Cernera, è il margine maggiore più a nord delle Dolomiti Agordine, quindi vicino alle che confine praticamente con le Dolomiti d'Ampezzo. Da questo punto, oltre al Cernera, una bellissima panoramica che guarda verso il Monte Civetta, per poi spostarsi verso più ad ovest, dove la Marmolada, purtroppo quasi coperta dalle nuvole, ma comunque sia è la regina di questo punto panoramico. Quindi nel caso in cui troviate una bellissima giornata estiva, bella pulita dalle nuvole, avrete così anche un bel punto panoramico rivolto verso la regina delle Dolomiti. Ovviamente in primo piano, all'interno di questo verde territorio che guarda in direzione del Passo Giau, oltre al Cernera, ovviamente, come ho già menzionato, anche il bellissimo Spitz de Pore. E con questa bellissima panoramica che mi lascia alle spalle la Tofana di Rozes da una parte, mentre da questo versante il Lagazuoi, è stato un piacere da parte mia portarvi all'interno di un nuovo mio video di questa mia nuova escursione, dandovi appuntamento al mio prossimo trekking. L'estate è ancora lunga, con tante cose ancora da raccontarvi. Alla prossima!